E veniamo a parlarvi di Giulia Carnevali e Luca Speracchi. Perché ve lo dico sinceramente, qui a me sembra di essere arrivata a Beautiful. Ossia, ma che cavolo è veramente successo? Ve lo spiego in questa maniera questo articolo. Insomma, sto cercando di non rovinarvi la sorpresa, nel caso non siate ancora a conoscenza di tutto. Vedremo a partire dalla puntata di oggi che Lucas si ribacerà nuovamente con Carolina Kuzminska e che nei prossimi giorni abbandonerà il trono definitivamente perché la redazione lo sa. La redazione sa che Lucas e Giulia si erano messi d'accordo e alla fine vengono fatti confessare. E fin qui insomma sembrerebbe il revival di quello già visto e rivisto. Il problema è quello che non sappiamo. O meglio, nel caso rileggetevi le anticipazioni di Uomini e Donne. Dicevo, il problema è che girano voci. Così, vi lascio nel dubbio che fra Giulia e Lucas non sia proprio andata a finire bene. Insomma, che sono usciti insieme dal programma, ma poi fuori tempo un giorno si siano già lasciati. Le parole di Giulia su Instagram su Lucas, che risalgono a sabato, sono in questo senso veramente molto chiare e non lasciano alito a dubbio alcuno. Ma allora cosa sarà veramente successo? Beh, diciamo che dalle parole della ex corteggiatrice mi sembra tutto facilmente intuibile. La gente cambia idea così rapidamente che nemmeno vale la pena provare a dare troppe spiegazioni. Un giorno ti ama, un giorno ti odia, senza che tu abbia fatto nulla né cambiato atteggiamento. Spesso ha un interesse morboso per la vita degli altri, mette bocca su tutto, vorrebbe decidere per te. Perciò, per quel che riguarda il tuo spazio personale, riempailo con ciò che ti va, non badare a nient'altro. Oggi si morde e si fugge con la fretta del nostro secolo, si vuole tutto con facilità, si cercano i compromessi e invece solo ciò che cresce lentamente scava in profondità e mette davvero delle radici. Il segreto è scovare la rarità fra la volgarità, quel profumo che ha il sudore, quando ti guadagni la vita. Questa mania di sprecarci con chi non sa apprezzarci dovrebbe finire. Perché alla fine, quando finalmente stai bene, non confondi più l'amore con la dignità. La dignità è qualcosa di diametralmente opposto all'orgoglio. Non permettere mai a nessuno di abituarsi alla tua presenza. La sicurezza personale non è oscillare e sparire per destare attenzione o tornare quando non si hanno più bei posti da visitare. Non siamo un parcheggio per cuori in panne. Ma il coraggio consiste nel continuare la propria strada. Per molti dare è indizio di stupidità, per me è l'essenza della vita. Io do tutto di me, ma so anche riprendermi tutto all'occorrenza. Questo ogni volta che chi ho vicino smette di darmi valore. Così la guardai, lei mi chiese, cosa posso fare per te? Io le risposi, amami, se puoi. Se non puoi, lasciami andare. Cancelletto mai contro cuore? A questo punto la domanda è e sarebbe, ma tornerà lei a corteggiare Andrea da amante? E siccome sono un po' cattivella, non è che sia tutta una recita per fare tornare Giulia a corteggiare Andrea. Che poi secondo me è sempre stato il progetto originale. Vedremo e vedrete o meno se i miei dubbi in materia sono o meno fondati.